a tutti, se anche voi come me amate il Cantalupo, non potete assolutamente perdere la videoricetta che faremo insieme oggi, ovvero il gelo di Cantalupo. È un dessert freschissimo, super goloso, ha un profumino davvero pazzesco ed è facilissimo da preparare. Insieme abbiamo già preparato il gelo di melone, ma questa variante sono sicura che vi lascerà davvero a bocca aperta. Dai, iniziamo a prepararlo. Iniziamo la preparazione partendo dal Cantalupo, che dovremo dividere a metà e quindi privare dei semi interni. Dividiamo quindi in fette, eliminiamo la buccia e quindi riduciamo in piccoli pezzi direttamente all'interno del frullatore. Dovremo frullare così da ottenere un composto ben liscio, che dovremo filtrare con un colino a maglie strette. In questo modo otterremo un liquido più liscio. Se volete però potete omettere questo passaggio se volete un gelo più rustico. A questo punto il nostro succo di Cantalupo è pronto. Io, come avete visto, ho utilizzato un frullatore e poi ho setacciato per eliminare la polpa. Però volendo potreste utilizzare anche un passaverdure così da ottenere direttamente il succo. Ora all'interno di una ciotola aggiungiamo l'amido di mais e un po' del nostro succo e mescoliamo quindi con una frusta. Versiamo quindi il succo di Cantalupo all'interno di un pentolino. Il composto che abbiamo preparato prima con il succo e l'amido. E aggiungiamo anche lo zucchero semolato. E mescoliamo quindi con un cucchiaio. Faremo andare a fiamma dolce fino a quando il composto inizierà a prendere consistenza. Dovremo ottenere questo risultato. Non ci resta quindi che versare il gelo all'interno di stampi in alluminio fino a colmarli. Faremo quindi freddare a temperatura ambiente e poi metteremo in frigorifero. Dopo diverse ore il nostro gelo sarà ben solido, per cui potremo sformarlo e, se volete, guarnire con della granella di pistacchi. Una volta sformato e decorato con la granella di pistacchi, il nostro gelo di Cantalupo è pronto per essere portato a tavola. Ora, come sempre, vi lascio il riepilogo di tutti gli ingredienti e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! La trovi su tuorlorosso.it.